Grazie. Buongiorno. Per essere con noi, Chiara Appendino, Movimento Buongiorno. 5 Stelle, benvenuta in questo studio. Cosa pensa Appendino? Ma io parlo per le immagini che avete fatto vedere, cioè emergono due elementi preoccupanti rispetto a quello che sta facendo il governo, cioè noi arriviamo da anni in cui il centrodestra ha detto più volte, lo ricordo, anche Fratelli d'Italia, che il tema dell'abbassamento del tetto dei contanti non era rilevante perché oggi in questo mondo la corruzione non avviene più con valigette di soldi in contanti. L'abbiamo visto con le immagini, 1,5 milioni di contanti in buste, in sacchetti di plastica che girano. Allora, il primo tema per me è, in un momento in cui vediamo che la corruzione, e tra l'altro ce lo dicono anche i dati, è legata e in qualche modo è anche aiutata, favorita dall'innalzamento, quindi dall'utilizzo dei contanti che sono meno tracciabili rispetto alla moneta elettronica, cosa facciamo? Andiamo nella direzione opposta, cioè abbassiamo il tetto dei contanti. Scusate, lo alziamo. Seconda questione rilevante, cioè c'è indignazione, la condividiamo, credo, rispetto a quello che è accaduto. Sì. Però non basta, cioè in Italia sta accadendo, non mi faccia concludere perché sì, è importante, sì, questo, che questo governo è stato approvato ieri al Senato, quando ci sono le manette in Europa per corruzione sta abbassando la guardia in Italia su quello che sono i reati contro la pubblica amministrazione, quando stiamo per immettere nel sistema economico miliardi del PNRR. Allora, noi ci possiamo anche scandalizzare, ed è giusto, possiamo condannare ed è giusto, ma poi dobbiamo anche rispondere di quello che facciamo. Io francamente lo trovo... Premesso che le responsabilità sono personali, trovo che questi messaggi che diamo come paese, che sta dando questo governo, sono: non c'è problema, andiamo avanti con i contanti, quindi viva l'evasione, e dall'altra parte colletti bianchi, li lasciamo fare quello che vogliono, e invece la gente comune la mettiamo in difficoltà o comunque le andiamo a usare il pugno forte. Io non lo condivido questo. È vero che l'abuso d'ufficio è, come dire, un reato su cui si è discusso a lungo, però è altrettanto vero che, ripeto, proprio il governo Conte l'ha già rivisto e l'ha già in qualche modo delimitato, ma oggi io le dico per esperienza che la paura sul PNRR, ad esempio, è sul tema della Corte dei Conti. Se io dovessi dire, dal mio punto di vista, la preoccupazione che io ho era sicuramente il tema del danno erariale. Tant'è che lo stesso governo ha fatto un lavoro, sempre Conte, importante rispetto alla connessione del PNRR con Corte dei Conti. E aggiungo un ultimo punto, e lo dico rispetto da ex sindaca. Io ho firmato tantissimi atti. Strano. E sono convinta di averlo fatto con il coraggio che comunque un primo cittadino deve avere. Sì. Ora, non è che possiamo ribaltarla anche al contrario, cioè un amministratore pubblico che in qualche modo governa risorse pubbliche è giusto che sia controllato, è giusto che debba rendere conto, e oggi la norma attuale sull'abuso d'ufficio, dal mio punto di vista, non ha bisogno di essere vista. Io dico che l'attenzione per me deve essere, ad esempio, sul tema che riguarda la Corte dei Conti, dove, ad esempio, sul PNRR noi dobbiamo rendicontare entro il 2026, anzi non più io, però gli amministratori locali, le strutture locali devono rendicontare le spese entro il 2026. Certo. Ma se succede qualcosa, perché la gara non va a buon fine, perché le materie prime sono troppo care, quindi non si riesce a assegnare, eccetera, e non rendiconti, rischia di risponderne in prima persona. No. Chi deve firmare, ma neanche il sindaco, il dirigente. Che garanzia oggi ha il dirigente che riuscirà ad andare a buon fine l'operazione? Comunque, ma come sapete, allo studio un nuovo progetto sul codice degli appalti, la scadenza peraltro è prevista al 31 di maggio. Mi pare che insomma sia arrivata, il governo Draghi aveva chiesto al Consiglio di Stato di riscrivere in qualche modo questo codice. Mi pare che ci siano già a terra 3-4 pilastri che sostanzialmente danno maggiore autonomia alle stazioni appalti. Però, sul codice degli appalti è fuori dal PNR. No. Attenzione, il PNR rischia di non cadere a terra, e parlo di nuovo da sindaca per più motivi. Diciamone tre. Okay? Ma diciamo il primo. Io dico i miei tre, poi vediamo se siamo d'accordo. Primo. Il primo è che le gare rischiano di andare deserte. Perché già c'è un problema di per il sovrapprezzo. Poi c'è un problema di caro materiale, c'è un problema di fornitura di materiali e c'è un tema di tempistiche. Quindi se noi mettiamo tutto questo insieme, i 200 miliardi del presidente Conte rischiano di non cadere a terra tutti. Siamo d'accordo su questo, credo. Senta, Appendino, la proposta di cui parlava Maiorino vi potrebbe piacere, vi potrebbe essere, diciamo, sulle vostre cose? Guardi, io vorrei fare due considerazioni. La prima è che noi siamo stati molto spesso attaccati come giustizialisti, manettari, e io oggi dico che sono orgogliosa di essere una forza politica che questi temi li ha posti sin dall'origine, è stata molto rigorosa con se stessa. E dico una seconda cosa. Quello che a me oggi preoccupa è che
e da un lato mi rende orgogliosa, perché noi abbiamo fatto, come col nostro ministro Alfonso Bonafede, che è stato attaccato durissimamente, una norma che si chiama la spazza corrotti. Ora, quella spazza corrotti che oggi il governo sta smantellando è una norma che ha permesso e che permetterebbe di fare operazioni esattamente come quella di cui stiamo parlando oggi, cioè le intercettazioni, attenzione, non è che vanno demonizzate per l'uso che si fa dell'intercettazione pubblica, perché un conto è usarla in modo scorretto e potremmo aprire anche un fronte su questo, un conto è non può dare quello strumento per poter verificare e controllare chi ha e utilizza i soldi. Non inventiamo il codice di procedura penale. Allora io dico questo. Non inventiamo il codice di procedura penale. Non mi riferisco a lei. No, ma non mi riferisco a lei. Mi sto riferendo alla politica che sta facendo una scelta chiara in questo momento. Sta dicendo, l'avete detto ieri voi al Senato, che in questo momento noi con la spazza corrotti, anzi voi, l'andate a indebolire e togliete uno strumento che alza le barriere con un PNRR che mette 200 miliardi. Questo francamente lo trovo folle perché al di là degli slogan, dato che stiamo parlando di temi seri, lei mi deve dire che se voi, in un momento in cui si mettono in circolo 200 miliardi del PNRR e interferite, perché sostanzialmente dite a chi fa la pubblicazione delle intercettazioni è una cosa, infatti non mi riferivo adesso sul tema della pubblicazione delle intercettazioni, mi riferivo qui, sto dicendo che voi state facendo un decreto come DLR, voi state facendo un decreto che è quello sui rave, che dice e che punisce in modo, dal mio punto di vista, peraltro fin troppo, perché è già illegale, chi si riunisce in modo illegale in uno spazio introducendo un reato, e dall'altra parte è andata a penalizzare chi è pronto a collaborare con la giustizia. Lo andate a penalizzare, cioè ce ne rendiamo conto di cosa stiamo facendo? Io sono contrario e sono felice. Sono felice che la mia forza politica, la spazza corrotti, l'abbia introdotta quando ci davate dei manettari. Su questo siamo diversi. Io capisco che lei abbia un problema sul rave party, però le assicuro. No, io non ho nessun problema sul rave party. Sa perché? Io capisco che lei abbia un problema, però le vorrei dire: primo, non è vero quanto ha detto lei rispetto ai partecipanti, perché la norma, come lei sa, riguarda gli organizzatori. Primo. Attenzione. Secondo, in quel decreto, e non lo dice, c'è il ragionamento del ergastolo ostativo che va a impedire quelli che sono le questioni che ha posto la Corte Costituzionale rispetto ai mafiosi. Dica inesattezze. Io sono stata sindaca e partecipavo ai comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza con prefetto e questore, e quando c'erano i rave party il problema non era una norma, il problema era dialogare con le persone, intervenire per sgomberare senza avere problemi di ordine pubblico. Lei fa parte di una forza politica, il ministro dell'interno Lamorgese ha detto un anno fa che ci voleva la norma perché mancava. È già illegale. Ma è illegale, ma certo, ma non può intervenire. Allora stiamo parlando. Adesso è difficile intervenire. Mi dica quanti prefetti e questori gli hanno detto che non si poteva intervenire. Me lo dica. Io le sto dicendo che il tema, io a quei tavoli c'ero, facendo il sindaco di una città di 100.000 abitanti, e ho fatto decine di sgomberi, quindi non mi dia lezione sugli sgomberi. Che cosa? Ne ho fatte decine. Di quali? Senza di quali problemi reparti? Di ordine pubblico. Questo è il tema. Quando si sgombera, bisogna farlo senza andare coi manganelli, cercando tra di l'altro farlo Modena, in modo che è l'evento problemi, diciamo, della cronaca pubblico, che è stata poi la base della discussione del decreto rave, è stata l'episodio è finito con un intervento, diciamo, delle forze dell'ordine secondo servono per prevenire. Chiaro? Ma è già illegale servono per prevenire. Privato. Quando il ministro Lamorgese, ma lei non c'era, è venuto in Parlamento e ha detto, a proposito del rave di Rieti, guardate che non abbiamo le norme per poter intervenire. Mi spiega perché i ministri del suo governo non hanno detto la Lamorgese sbaglia? Io le sto dicendo, parlo di quello che io ho visto, ho vissuto nella mia pelle, che era già illegale. Se oggi i cittadini in giro dice c'erano già gli strumenti, più presidi, più forze dell'ordine, intervenire su una sicurezza percepita, a me non l'ha mai chiesto nessuno. Però Modena è finita, diciamo, la vicenda in tutta tranquillità, nel senso che gli occupanti sono stati sgomberati senza quella norma. Non c'è fatto una norma per Modena, tant'è vero che se lei va a vedere
No, se lei va a vedere quando è stato adottato il decreto legge, è due giorni dopo lo sgombero. Ma l'avete detto voi che l'avete fatto? Signori, ne abbiamo discusso abbondantemente. Ne abbiamo discusso abbondantemente. Guardate, questo lo sanno Foti, tutti. Foti, Appendino, io voglio portare qui. Ma insomma, c'è un livello di sofferenza nel pronto soccorso che abbiamo pure raccontato in questo momento, di grande affluenza per l'influenza, anche per il Covid. Insomma, quali sono le soluzioni di questo governo e che cosa dicono le opposizioni? Comincio da lei, Appendino. Ma guardi, questo servizio ci fa vedere due cose. Da un lato il fatto che la sanità è in forte crisi, anche tra l'altro nelle regioni del nord. Io vedo da me in Piemonte ci sono fortissime difficoltà e che non abbiamo imparato la lezione del Covid. Perché? Perché innanzitutto c'è un tema che riguarda il finanziamento. La manovra dal mio punto di vista è totalmente insufficiente. Stanzia 4 miliardi di cui 2 miliardi sono già... erano già previsti al governo Draghi, sì. E 1,5 miliardi circa serve in realtà per le strutture e il caro bollette. Quindi non abbiamo imparato la lezione. E poi c'è un altro tema. Cioè, quelle professionalità che abbiamo visto sono persone che hanno maturato un'esperienza che non può essere dispersa. Quindi c'è un tema di trattamento salariale, quindi dignità del lavoro. Quindi torniamo al tema del salario minimo, che a noi è molto caro, a differenza della maggioranza. Poi c'è un tema di precarizzazione selvaggia che, tra l'altro, questo governo, da più punti di vista, con l'introduzione dei voucher, sta in qualche modo, non riguarda la sanità, ma diciamo che questa precarizzazione che esiste nella sanità, che non riguarda i voucher, in qualche modo, anzi con questa nuova apertura, continua a aumentare, e io credo che in questo momento di instabilità, di difficoltà finanziaria, noi dovremmo dare risposte diverse, che sono dignità del lavoro, che significa stipendi più alti e, come dire, certezze, cioè il precariato oggettivamente crea grossi problemi. Foti? Ma una correzione, sono 4 miliardi in più rispetto allo stanziamento del passato. 2 miliardi però erano già previsti dal governo Draghi. No, perché ha detto soltanto 2 miliardi. Siamo d'accordo che 2 miliardi c'erano già dal governo Draghi. Ho detto che sono 4 miliardi in più dell'ultimo anno, quindi significa che rispetto alla manovra, che è di circa 35 miliardi, il 10% come aumento viene riservato alla sanità. La percentuale sul PIL vede una riduzione della spesa della sanità. Su questo, guardi, se il PIL cresce sicuramente ha ragione. Se il PIL cala, si invertono le cose, il problema è un altro. Io devo salutare Foti, devo salutare Appendino, ringraziandovi di essere stati con noi. Vi aspetto quando volete, noi siamo qui.